Salve, benvenuti nel nuovo snapshot di Minecraft. Finalmente, dopo circa 2 ore, 3 ore che sto sul Discord con la gente che mi scrive ma quando esce, finalmente è uscito. Mi avete anche avvertito voi, perché veramente ci stiamo perdendo le speranze. Il primo aggiornamento, vedete l'armatura, prima non si vedeva l'enchant, adesso si vede, finalmente hanno fissato questa roba. Non so, a me è piaciuto di più senza enchant, però sti cavoli. L'altro aggiornamento sto registrando subito all'uscita, quindi se salto delle cose, sorry. È sulla nostra bellissima polvere di redstone. Sì? Mi dà molto fastidio. Non potete più fare le chiazze di sangue, purtroppo, perché così si vede troppo che è un filo. Però vabbè, e guarda, non ha un hitbox quadrata come il blocco. Strano, un hitbox a croce. La cosa mi dà veramente molto molto fastidio. E un'altra caratteristica che non ho notato è che quella redstone, quella forma lì, ce l'aveva già molto tempo fa sulla Pocket Edition, sulla Bedrock Edition, insomma sugli altri tipi di Minecraft. Qui la mia teoria è che la Mojang che voglia riunire tutti i Minecraft un unico si sta sempre rafforzando. Quindi possiamo iniziare a fare qualche prova magari con un comparatore. Dammi delle redstone lamp, mi devo preparare un pochettino di oggetti. Ok, proviamo a fare qualche test. Ovviamente non ho preso la torcia di redstone. Parla di redstone, non prendo il modo di attivarla. Questa qui si chiama intelligenza. Cerchiamo di verificare questa nuova teoria della redstone. Quindi tecnicamente su questa pila di redstone, se io piazzo questo e poi tipo piazzo questo così, sì, per quanto continua? Cioè se faccio così, no che non funziona, però se faccio così, bene, se io faccio invece così, così sì. Bene, io faccio il fence gate, funziona? Lo faccio passare da sotto? Sì, immagino, no? Ah, vedi? Bene, ok. Secondo aggiornamento si trova in creative, quindi dobbiamo lasciare questo mondo. Che bello! Bene, se andiamo nella nostra categoria, adesso, quando cerchiamo un oggetto che so, dirt, dovremmo vedere la categoria a cui appartiene, quindi building block, che è questa qui. Infatti ci andiamo a ritrovare la dirt. Se noi adesso invece andiamo a cercare, non lo so, apple, troveremo nella foodstuff. Eccola qui. Vedete? Semplicemente una cosa che se tu devi cercarti l'oggetto almeno ti dice in che categoria è. Se io cerco netherite, mi esce combat. Che è questa qui? Combat. Infatti qui c'è la netherite. Piccolo aggiornamento ma molto utile per le persone che si scordano dove si trovano le robe. Bene, torniamo nel mondo e cerchiamo nuovi snapshot, please. Cosa continua a urtarmi nel cervello? Oddio, una croce grande fatta di una croce al centro fatta di tante piccole croci. Vedi anche questo, se non sbaglio hanno cambiato. Prima non era così la hitbox. Non lo so, magari l'avranno cambiata per altri motivi. Comunque, adesso che ci penso, se uno cambia la texture della redstone, visto che l'hitbox è questa, io posso prendere tutto il blocco o solamente una parte? C'è da fare qualche test se con la plagiature resource pack. Ovviamente aggiornato alla redstone, uno che cosa fa? Va a controllare i circuiti di redstone. Infatti qui ne ho uno abbastanza importante. Funziona ancora? Ok, chiuditi. Ok, meno male. Ok, proviamo con un altro meccanismo di redstone, ossia la porta a pistoni che dovremmo avere dall'altra parte della città, nella vecchia casa distrutta dove c'era la biblioteca che portava alla zona dove avevamo introdotto la nuova netherite. Mamma mia, mi scende la lacrimuccia. E qui? No, sembra funzionare il tutto correttamente. Andare di qua da questa parte. Vedete, alla fine la redstone non è che sia cambiata di così tanto. Più che altro non penso abbiano cambiato il codice. Penso che abbiano aggiunto qualche stringa. Cambiare proprio la redstone significherebbe farsi maledire da tutti i giocatori di Minecraft che ne capiscono un minimo. Quindi non penso l'abbiano proprio fatto. Comunque il titolo clickbait sulla redstone ci sta lo stesso. Quindi tranquilli. Salve, ti giri? No loser, non uscire. Ok, poi ci penserò io a te, per il momento rimane lì dentro. Ah, una cosa importante che ho capito solamente adesso, se io prendo della redstone e la alimento in qualche modo. Comunque fatto sta che volevo spiegare solamente che praticamente la redstone in tutti i lati in cui c'è un filamento visibile in quella direzione potrà passare della potenza, dell'elettricità, com'è, della redstone insomma. In questo caso questo blocco non lo prende, invece adesso questo blocco... Adesso questo blocco trasmette anche la potenza della redstone. Infatti io stavo pensando, siccome l'hanno fatta a croce, in questo momento se io facessi così, però quando vado ad aggiungere delle robe, se io prendo 4 lampade di questo tipo, esatto momento in cui io vado ad aggiungere la redstone, questo si attiva ma quello no. Però se la redstone andasse qui sotto, esatto, si attiverebbe. E qui sopra si attiverebbe pure. Non lo so se nello scorso snapshot poteva passare sotto il fence gate. Comunque è stato l'update della redstone. Impareremo ad utilizzarlo e a sfruttare queste nuove features più avanti. Almeno spero. C'è un'ultima cosa importante. Ossia, se il circuito di redstone arriva pelo pelo e riesce solamente a illuminarsi la parte sotto. Vedete? Tra la parte sotto e la parte sopra. Adesso sono divise, ossia si può illuminare solamente la parte sotto. E oddio che fastidio la hitbox verso l'alto e verso il basso. Comunque, fatto sta che quando sale sul blocco e magari questa qui è spenta, basta solamente che salga per illuminare questa lanterna. Uno invece va più avanti,
Già la redstone sale di nuovo di un punto. È salita fino a qui, ma non è salita abbastanza per attivare il comparatore di redstone. Queste qui sono nuove feature, di questo sono abbastanza sicuro per una volta. Muori. I vostri meccanismi di redstone dovrebbero essere salvi perché non hanno modificato, penso, il codice, ma hanno modificato delle aggiunzioni. Hit marker della redstone e cose del genere e basta. Nulla, outro. Questo qui era l'aggiornamento di oggi.